qui noi vediamo intanto come protagonista i ragazzi, le ragazze, i bambini, quindi non è protagonista l'ospedale. Certo, l'ospedale è protagonista nel senso che è quel tessuto di professionisti, di personale infermieristico, paramedico, che appunto ciascuno per la propria parte fa ciò che gli compete, sapendo che porta un tassello al prendersi cura, a scaldare il cuore delle persone che sono lì ospitate. Sembra quasi che questa volta la serialità televisiva ci restituisca la realtà più vera della realtà stessa, non so come dire, no? E tutto questo avviene senza, o proprio perché non è stata caricata la narrazione di tutti quei meccanismi che enfatizzano molto spesso l'emozione, ma l'emozione qui è data dal poter, pur estraneo come spettatore, essere quasi unito dall'affetto alla persona che è sul letto o a quel genitore che magari è anche segnato da una ferita della separazione, che però appunto dice: siamo separati ma io sono il papà, lei è la mamma, e quindi viviamo insieme questa vicenda. Quindi mi pare che sia proprio come una narrazione che prende lo spettatore e gli faccia toccare non un racconto sulla malattia, ma ciò che sta prima del racconto, appunto l'esperienza della malattia stessa.